Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi sono qui con un video piuttosto insolito, anche la location è diversa, perché ho voluto farlo qui in questa stanza con l'aria condizionata, visto che oggi davvero picchia, fa molto caldo e non volevo fare la sauna. Ho detto 10 minuti faccio questo video, un video un po' per dire la mia, visto che avevo detto, scritto in un commento sotto il video di Sebi della Taverna dei Lettori, e volevo dire la mia riguardo all'argomento dello strappare i fumetti, se è un diritto o no, se è una cosa giusta farla o se davvero questi atti di strappare, di dar fuoco a un'opera è un qualcosa da condannare, oppure da dire vabbè, tanto si può fare, quindi ognuno può fare quello che vuole. Sebi praticamente dà una risposta al video di Akusai Bar, che è un canale che tratta anche lui di fumetti, dove appunto diceva la sua. E da quello, io non ho visto questo video di Akusai Bar, però da quello che ho capito praticamente diceva che è una cosa che si può fare, anche perché un'opera, anche un'opera cartacea, noi l'abbiamo acquistata, è nostra, e quando cioè possiamo farne quello che vogliamo, sia strapparla, buttarla via, tanto l'abbiamo pagata e giustamente possiamo decidere noi che cosa farle. Allora, mio parere è questo, sul fatto che un'opera, diciamo un'opera, io dico un giornalino, un'opera di un autore, che può essere un libro, ma anche in questo caso noi parliamo di fumetti, quando tu l'acquisti, l'hai pagata, è tua, puoi fare quello che vuoi, puoi giustamente conservarla, collezionarla, metterla magari nella sua bustina di plastica, tenerla lì nella tua libreria, oppure se non ti ha soddisfatto puoi benissimo magari regalarla, bruciarla, farla a pezzi, fare quello che vuoi. Però, a mio parere, l'atto, il fatto di demolire un qualcosa, a parte che io la cosa di demolire, quando si tratta di demolire, io sono sempre in disaccordo, perché nulla va fatto pezzi, anche perché io sono un po' all'antica e quando acquistavo qualcosa, quel qualcosa doveva, anche se magari non mi soddisfava 100%, oppure rimanevo un po' deluso, però l'avevo acquistata e me la tenevo. Casomai pensavo sempre magari di fare cambio con degli amici che magari avevano qualcosa che mi interessava, oppure la tenevo lì e la conservavo. Però veniamo un po' al discorso di fare a pezzi un'opera che tutto quello che esce, che leggiamo, un fumetto qualsiasi, c'è molto lavoro dietro, lavoro di persone umane come noi, non sono fatti i fumetti da macchine, dalla intelligenza artificiale, anche se magari probabilmente un giorno ci arriveremo, però a mio parere va sempre rispettata l'opera fatta da altri, il lavoro, ecco, il lavoro va sempre rispettato, quello che gli altri fanno, sia che ci è piaciuto o no, se critichiamo, la critica è un diritto che abbiamo, un diritto sacrosanto di fare critica, però nello stesso tempo abbiamo anche il dovere di essere civili nel senso che dobbiamo rispettare il lavoro altrui, quello che sceneggiatori, disegnatori hanno lavorato, fatto, creato per noi. Anche perché, a mio avviso, fare un gesto del genere, fare a pezzi un'opera, se lo facciamo nel nostro privato, in casa nostra, senza una telecamera, senza mettiamo
davanti a altre persone in pubblico possiamo fare quello che vogliamo. Logicamente questa è una cosa indiscutibile. Però se ci mettiamo davanti a una videocamera o possiamo anche farlo magari davanti a degli amici, già degli amici c'è una stretta cerchia di persone, però è sempre in pubblico con delle persone che assistono. Però la cosa ancora ben più grave è farlo davanti a una telecamera, capisco che al giorno d'oggi tutto viene spettacolarizzato per ingigantire la cosa, perché io non credo quando una persona fa un video e parla di una storia che non gli è piaciuta e critica duramente chi l'ha scritto, l'ha disegnata, non credo che in quel momento ha quell'ira, quella voglia di distruggere questa opera in quel momento. È sempre molto studiata questa cosa. Per esempio, a me è capitato in passato, magari quando c'era una lettura che proprio io in quel momento detestavo perché mi stava deludendo molto, avevo magari a volte, poche volte, mi è successo di prendere questo fumetto e lanciarlo. Non distruggerlo, ma lanciarlo. Però questo nel privato accadeva. Logicamente, fatto davanti ad altre persone, mettendosi in mostra davanti a una telecamera è una cosa, a mio parere, che non va bene. Non va bene perché si fa un gesto, come mettere all'agonia quello che ha creato, non solo perché poi quando c'è un fumetto, dietro alla lavorazione non c'è solo lo sceneggiatore, il disegnatore. C'è tutta una serie di persone, c'è quelli che dedicati al lettering, ai colori, alla cover, quindi c'è molta gente che ha lavorato tanto per creare quello che noi abbiamo acquistato. Vero che noi abbiamo pagato e quello è nostro che abbiamo in mano. Però se noi facciamo degli atti del genere, soprattutto poi anche violenti, nel senso quando noi, finché noi strappiamo, può essere, però vedere magari persone che accoltellano, usano un coltello davanti a una telecamera, che questi video possono vedere, li vedono benissimo. Dei minorenni fanno il gesto di accoltellare, sembra quasi che vogliano infierire contro le persone che l'hanno creato, oppure di incendiare, dare fuoco, sono tutti atti molto pericolosi che potrebbero poi essere emulati da, mettiamo, ragazzini che vedono questi video ed emulare anche questi stessi comportamenti. Quindi sono totalmente da condannare. Il mio pensiero è questo, questo è il mio, come la penso io, quindi come c'è libertà di poter fare quello che vogliamo con quello che acquistiamo, però questo io lo intendo nel nostro privato. Possiamo sì davanti a una telecamera fare, e anzi abbiamo tutto il diritto di criticare, sempre però usando una certa anche educazione, di rispetto anche per le persone che abbiamo di fronte, perché non è solo il linguaggio che si usa, può urtare molto anche chi guarda quel video e che magari vi segue, perché non tutti siamo uguali. Quindi, quando ci mettiamo davanti, come sto facendo adesso, bisogna esprimersi e parlare in un modo come se noi, davanti noi abbiamo persone di ogni età. Quindi non abbiamo, mettiamo solo nostri coetanei oppure gente che ci conosce e sappiamo che la pensano come noi, però può anche capitare che ci sono delle
dei ragazzini, dei minorenni, delle persone che potrebbero, se noi facciamo dei gesti che non sono per niente civili, possono essere poi emulati. Capisco che poi su YouTube non c'è il divieto di fare queste cose, però che non sia vietato non vuol dire che queste cose sia giusto farle. Sta a noi anche a comportarci in un modo civile e rispettoso per quello che leggiamo. Questo era tutto, io il mio messaggio, questo 10 minuti, quindi sono stato piuttosto stringato. Spero che tutti, insomma, non prendano male chi lo fa, che questo deve essere un video contro di loro, perché io non faccio questo discorso contro nessuno. Questo è il mio pensiero, che giustamente va rispettato, come io rispetto anche chi non la pensa come me. Però io il messaggio che voglio dire è: rispettiamo comunque ogni opera che ci capita davanti, stiamo attenti anche come parliamo, critichiamo, sì, perché è giusto criticare, abbiamo ogni diritto, tutti i diritti, però ricordiamoci che abbiamo anche dei doveri, doveri di persone civili. Questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento prossimamente qui nel mio canale. Ciao!